come funziona questa maledetta lavatrice. Oddio, non ce la faccio più. Scusate, ma stavo scrivendo i nuovi episodi per questa puntata e mia moglie ha letto i titoli. Palestra bisessuale, episodi di bullismo, lo stalker. E ha deciso di lasciarmi. Tanto sono con le mie due bambine. Non ce la faccio più. Episodio 0.8. Episodi di bullismo. La mia dedizione nell'allenamento era tale che mi allenavo come una macchina senza mai fermarmi per chiacchierare con gli altri, quasi da diventare un taciturno alcune volte. Tutto questo impegno portava alla fine risultati in termini di forza e ipertrofia, da far rosicare alcune persone a cui proprio non andava genio. Quindi, non potendomi attaccare sulla palestra, cominciarono a colpirmi sul mio punto debole, pur di buttarmi giù. In questo caso la mia purezza, o meglio, verginità da me dichiarata apertamente più volte lì dentro. Quindi mi si avvicinavano cominciando a chiedermi: ma la figa? Ma sei gay? Ma esci la sera che non ti vedo mai in giro? Stai diventando pelato come il tuo allenatore a furia di prendere le bombe. Se tu usassi la tua forza per trombare una donna sarebbe meglio. Eccetera eccetera. Chi più chi meno cominciarono un po' tutti a farmi queste battute. In particolare però c'era un tale chiamato Steppo, da me quasi tutti avevano soprannomi stile Galeotti, che ci andava abbastanza pesante. Magari stavo facendo la pressa a cedimento e lui arrivava a rompermi i coglioni dicendo ma la figa? Un giorno in particolare entrai in palestra e cominciarono alcuni a urlare in coro contro di me con le solite frasi. Mi fecero vergognare davanti a tutti a tal punto da volermene andare senza allenarmi umiliato e ferito nell'animo. Il mio allenatore, ignaro dell'accaduto, ma vedendomi andar via saltando addirittura l'allenamento, chiese loro di smetterla. Così salì nella mia auto, una Fiat tipo dell'epoca bianca, per tornare a casa. Dalla sofferenza passai a uno stato di ira, tale da pensare di tornare indietro e affrontare quel gruppetto, in particolare Steppo. Ma invece di entrare in palestra, mi venne la folle idea di aspettarlo fuori appena lui avesse finito per investirlo con la macchina. Appena lo vidi uscire in strada per entrare nella sua auto con la borsa sulle spalle, accesi il motore e cominciai a accelerare piano a fari spenti per avvicinarmi a una distanza tale da poterlo prendere senza che lui mi schivasse. Era di spalle rispetto a me, per cui non avrebbe mai visto arrivare. Appena prima di arrivare al punto di non ritorno, pensai dentro di me: e chi avrebbe pagato i danni dell'auto di mia madre? Così, senza che lui se ne accorgesse, tirai dritto. Il giorno successivo mi sfogai con il mio allenatore e lui mi consigliò di lasciarlo perdere e che non l'avesse fatto con malizia. Steppo alla fine voleva solo scherzare un po', e così anche gli altri alla fine, ma avevano toccato un tasto dolente andando a prendere il fatto che non avessi nessuna. Da quel giorno non ci furono più episodi del genere nei miei confronti e potei tornare finalmente con i miei amati pesi. Figa no, vabbè. Diventammo quasi amici e io direi un sospiro di sollievo considerando che stavo quasi per ucciderlo. In ogni modo, questa storia lui non la seppe mai. In foto, presa da Google, la mia auto dell'epoca. Episodio 0.9. Palestra bisessuale. La mia palestra era composta al 99% da uomini e 1% donne. Nessuno avrebbe voluto frequentare un luogo pieno di urla scimmiesche, fetori dall'oltretomba e rumori di pesi lanciati a terra. L'1% che si salvava quindi poteva essere di due tipi: una donna che sembrava un uomo dall'aspetto, o una donna che si nascondeva dentro un uomo ed in questo caso un soggetto bisex. Quest'ultimo lo definisco nella fattispecie l'etero diventato gay nel corso del tempo, diverso da il gay nativo, cioè nato così fin da subito. Il primo ci è diventato mentre il secondo ci è nato. Il tizio o la tizia in questione era un tipo alto di bell'aspetto con una folta chioma lunga e riccia di 35 anni che veniva soprannominato lì dentro Satomi per via della sua somiglianza con il personaggio del cartone di Kiss Me Richa. Non era quindi il classico gay stereotipato dalle vocali aperti, ma anzi un tizio molto virile a cui le donne andavano dietro in discoteca. Dopo un po' di tempo, a forza di trovarci lì, cominciammo a diventare amici e uscire insieme. Tutti i sabati sera mi tiravo al lucido e lui veniva a prendermi con la sua panda rossa scappottabile anni 80, siamo nel 2005, per portarmi a ballare in discoteca dove mi offriva l'ingresso e i cocktail da bere per farmi ubriacare. Le ragazze andavano pazze per lui, essendo un bell'uomo, peccato però che rimanesse sempre indifferente, quasi intimidito, oltre al fatto che non voleva che nessuno di loro mi si avvicinasse.
A fine serata mi riportava sotto casa, dove rimanevamo a parlare in auto fino a tarda mattinata. Con il passare del tempo cominciò a essere sempre più morboso e appiccicoso verso il sottoscritto, in modo tale da voler essere salutato per primo e personalmente al mio ingresso in palestra, ed a volte a dare pacche sul sedere o pizzicotti ai miei coscioni quando eravamo seduti al cinema. In altre occasioni invece non voleva che uscissi con altri amici, senza di lui o senza chiamarlo per primo. Cominciai piano piano a sospettare di questi suoi comportamenti strani. Lui asseriva di essere molto caloroso con gli amici e che io fossi un tipo speciale per lui, ma almeno la dava da bere. C'era sicuramente altro a cui lui voleva puntare o che mi voleva puntare. Insomma, ci siamo capiti. Così cominciai con dei test psicologici per smascherarlo. Alle 2 di mattina gli mandai un messaggio con una domanda inequivocabile. Se io fossi gay, faresti sesso con me? Domanda che qualsiasi mio amico etero risponderebbe con un sonoro vaffanculo, già testato. Lui rispose, boh non so, vedo che ti piace giocare duro, con la faccina. Zack, smascherato, per me era la prova decisiva. Ora non rimaneva altro che farlo confessare e chiedermi scusa per aver fatto l'amico con me con doppi fini. Ma lui rimaneva sempre sul vago e ad ogni mia domanda diretta negava anche l'evidenza. Il suo modo ruffiano di intendere l'amicizia mi innervosiva a tal punto da trattarlo male e ripagarlo con la sua stessa moneta. Per cui, qualunque cosa facesse per me, io me ne approfittai. Sempre, ma senza mai ricambiare, fino a un punto in cui lui rimase offeso e decise di rompere con me. Una sera in particolare mi fece una comparsata sotto casa dopo avermi mandato un messaggio di auguri per il mio compleanno allo scadere della mezzanotte. Purtroppo per lui lessi con un tale ritardo quel messaggio da farlo restare fuori con il mio regalo fino a tarda mattinata. Quando scesi però sotto a controllare, lui non c'era più. Da quel giorno diventammo due sconosciuti in palestra, saluto a parte ovviamente, che non si nega mai a nessuno. Molto tempo dopo chiarimmo la cosa, lui sostenne di essere sempre stato sincero con me ed io mi scusai per avergli fatto credere di non essere etero. Nella mia palestra molto omofoba, credevo che la notizia di uno come lui destasse preoccupazione, invece scoprii tempo dopo di essere stato l'unico ignaro della natura sessuale di Satomi. Alla fine era bisex ed io ero un verginello che, non avendo mai avuto stranamente una ragazza, a quell'età poteva indurre in errore un tipo come lui. Lui disse che se mai fosse andata male con me non avrebbe più creduto nell'amicizia o amore, perché si diceva che fossi quello giusto. Penso sia vero, dato che oggi, quando mi capita di incrociarlo, è sempre solo e fa finta di non vedermi, specie quando passeggio con la mia famiglia e una donna al mio fianco. Comunque, in caso non abbiate capito, sono etero, eh? Episodio 0.10. Il picco genetico. In quel periodo faticavo a trovare un degno compagno di allenamento che reggesse i miei volumi di lavoro. Il mio scopo era distruggerli fisicamente in modo tale da arrivare a provocargli DOMS giornalieri. A volte li allenavo da una tale intensità da farli addirittura correre a vomitare in bagno. Per me quello voleva dire mission accomplished. Il mio credo era no pain no gain e i DOMS erano il mio dio. Durante la fine di ogni serie dicevo loro ancora una, e quando erano allo stremo delle forze gli facevo fare delle forzate dando pochissima pressione con le mani per portarli al vero limite. Se provavano a cedere gli urlavo con rabbia addosso per dargli la carica e solitamente poi chiudevano la serie. Se i manubri cadevano a terra erano un buon segno di cedimento fisico. Tempo una settimana mi abbandonavano tutti e io la vedevo come una vittoria per dimostrare la loro debolezza mentale. Tutti volevano avere il mio fisico, ma nessuno voleva farsi il culo come me. Squat e stacco caricavo come un assatanato a seguito di quella garetta di powerlifting e puntavo a raggiungere i 200 di squat e i 200 di stacco. Mentre nella panca, a furia di rimbalzare con 150 kg, mi provocai una contrattura al pettorale destro e per paura la mollai per un mesetto a favore dei manubri. Arrivai al mio picco genetico, a mio parere, in quell'anno 2005. Di meglio avrei solo potuto migliorare la tecnica dei fondamentali, ma come complementare avevo già raschiato il fondo del barile. E se non riuscii a colmare le mie carenze fu soltanto per una cattiva genetica. I miei punti forti, che facevano invidia agli altri, erano le gambe e il petto, soprattutto i miei quadricipiti e arfi femorali che non erano secondi a nessuno tranne al mio allenatore. Infatti quando passeggiavo per strada tutti abbassavano lo sguardo per ammirarle, a parte le donne a cui non piacevano affatto. Schiena e braccia invece erano nella media anche se si difendevano bene. Avendo femori e omeri corti facevo quindi impressione anche senza avere volumi esagerati. I miei punti deboli erano le spalle e i polpacci. Avendo le clavicole strette per quanto le allenassi non riuscivano ad essere impressive, stessa cosa i polpacci con l'attaccatura molto alta. Forse con il doping sarebbero esplosi i deltoidi, ma non era la mia strada.
per cui raggiunsi in 3 anni il mio picco genetico come forme muscolari, con un buon HP più 15 penso al 15% max. Questo fu il punto massimo della mia carriera di culturista e, come si sa, una volta arrivati in cima non si può far altro che scendere, e se non lo si fa lentamente si può rischiare di finire molto male. Nelle prossime puntate vedrete il mio declino. Episodio 0.11. Lo Stalker. Avete presente il film Harry ti presento Sally? Ci sono un uomo e una donna, Billy Crystal e Meg Ryan, che si conoscono fin dall'adolescenza, per poi non rivedersi fino alla maturità e infine nella mezza età. Io ebbi un'esperienza simile con una ragazza che mi piaceva fin dai 13 anni, per poi rivederla a 18 e in seguito a 22. Non ho mai avuto il coraggio di chiedere la mano in nessuna di quelle 3 epoche, nonostante lei mi avesse mandato dei chiari segnali. Quando finalmente mi decisi però, fu troppo tardi, arrivando impreparato e troppo vergine per poterla conquistare. Ero come un bimbo innocente di fronte a una donna vissuta. Mi feci incantare, raggirare e spezzare il cuore al primo appuntamento, ma senza ricevere un sonoro rifiuto, ma peggio, una piccola vaga speranza. Non è che non mi interessi, è che in questo momento non sono pronta per una storia. Della serie, ti faremo sapere, ma poi non ti chiamano più. Quell'esperienza negativa mi colpì in modo così diretto da perdere tutta la mia aggressività sotto i pesi e quindi la mia dedizione e forza di volontà. Mollai tutti gli integratori e cominciai a mangiare normale, come adesso, senza più una logica. Persi subito 5-6 kg e dissi al mio allenatore che avrei mollato il bodybuilding puntando ad uno stato di semplice fitness. Non avevo più voglia di fare nulla che mi riportasse alla malattia dei pesi e avrei giurato a me stesso che non avrei più fatto nessuno sport con quel livello di dedizione mentale. Così usai quella delusione amorosa per uscire da quello stato di pazzia e ipnosi in cui versavo nel bodybuilding. Quindi, riepilogando, smisi di mangiare ipercalorico, smisi di allenarmi come un animale, smisi di allenarmi in multifrequenza, smisi di integrare. Frequentavo la palestra senza uno scopo e senza più una logica, allenandomi a casaccio e senza nessuna progressione. Fu l'inizio del mio periodo depressivo, però non mollai la presa in quanto avevo deciso che ella sarebbe diventata la mia prima donna, se non l'ultima. Diventai così un maniaco stalker, tanto da appostarmi la mattina dove lavorava solo per vederla, e inventai una storia a sfondo medievale di me, cavaliere dal cavallo bianco, che andava a salvarla con una spada Excalibur che tra l'altro avevo appesa in camera. Le mandai quindi una storia fantasy in vari sms, ma non ricevetti mai risposta. Decisi alla fine di andare da lei, ma senza cavallo, solo con la spada nel portabagagli. Per fortuna non la portai nel suo locale perché me la ritrovai fidanzata con un altro presente lì, tra l'altro. Presi una sonora mazzata per l'ennesima volta ed inoltre scoprì che aveva anche cambiato numero, quindi non aveva ricevuto nessuno dei miei messaggi medievali. Riprovai mandando degli amici per replicare una puntata di C'è posta per te di Maria De Filippi, mandandogli una lettera scritta di mia mano in cui promettevo di catabolizzare gran parte della massa in eccesso che aveva disdegnato al primo appuntamento, diventare un ballerino di latinoamericano, sua passione, rimanere puro e casto fino a che ella lo avesse deciso, comprare un Alfa Romeo che credevo gli piacesse come marchio, e il solito giuramento di amore eterno. Non ricevetti nessuna risposta. Alla fine mandai una bella polacca che lavorava al night di un mio amico per interpretare il ruolo di una mia finta ex e farle credere di averla lasciata per lei. Alla fine la mia attrice si prese un sonoro vaffanculo come messaggio da mandarmi. Fui finalmente libero dall'incantesimo charme con cui ella mi aveva incantato e potei finalmente tornare alla mia solita vita senza più il bodybuilding che avete conosciuto fino adesso. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a vedere gli altri scorrendo la dashboard del mio canale, in modo da non perdere i primi episodi. Poi ti invito ad iscriverti cliccando qui e a seguire il mio gruppo Facebook Big Strong Ever, la mia pagina personale Instagram, sperando ovviamente di aumentare gli iscritti nel tempo e fare un miglior lavoro.